L'associazione Disordine è tornata a chiedere maggiore attenzione per il mosaico Ravennate, premendo per la riapertura di un corso di mosaico al liceo artistico Nervi Severini e per una maggiore valorizzazione dei giovani artisti. A supporto di questo appello è stata scelta anche un'immagine che stravolge le colombe del famoso mosaico presente a Gala Placidia. L'associazione Disordine preme affinché venga ripristinato un corso di mosaico presso il liceo artistico qui a Ravenna. Veramente noi è da circa 10 anni che facciamo questa battaglia e crediamo che in questo momento particolare un po' tutte le forze politiche potrebbero mettersi attorno a un consiglio comunale e decretare la possibilità di richiedere attraverso la regione a questa nuova viceministra e ministri della pubblica istruzione che abbiamo adesso. La viceministra Anna Ascani, fra l'altro, è già in parte sensibilizzata su questo problema. Il problema è che dopo la penultima riforma dell'istruzione sono scomparsi tutti gli istituti d'arte in Italia. In particolare è scomparso l'Istituto d'arte per il mosaico di Ravenna. E non solo, ma non esiste più praticamente l'indirizzo mosaico all'interno del liceo artistico. Quello che noi chiediamo, non da oggi ma da una decina d'anni, è che venga ripristinato questo importante, come dire, scuola. È un bene culturale, le scuole sono dei beni culturali, non sono dei beni che riguardano solo l'istruzione artistica. E che venga ripristinato in un momento come questo per riuscire a fare quello che si chiama una curvatura mosaico, per far sì che si torni a insegnare il mosaico nelle scuole d'arte di Ravenna, cioè all'interno del liceo artistico. Sarebbe sufficiente che il Consiglio Comunale, nella sua totalità, perché su questo penso che siano tutti d'accordo, perché è una vocazione territoriale riconosciuta nel mondo, quindi tutte le forze politiche potrebbero assieme alla Regione Emilia-Romagna, e in questo caso anche l'assessore Corsini si è espresso favorevolmente proprio in campagna elettorale per ottenere ciò, e tutti assieme, al di là delle polemiche e di tutto, chiedere un appuntamento al Ministro della Pubblica Istruzione o alla Vice Ministra, come diceva Anna Ascani, e fare questa curvatura che non costa nulla, ma almeno ridarrebbe una di quelle tante scuole che Ravenna aveva nel secolo scorso e che oggi sono ormai scomparse. Come valorizzare la cultura del mosaico fra i giovani? I giovani sono già sensibili al mosaico, molti di questi vorrebbero far mosaico, tant'è che mi dicevano ultimamente che l'anno scorso al liceo classico volevano fare un corso di mosaico, mentre noi nelle scuole di arte chiudiamo i corsi di mosaico, nelle scuole non professionali o non artistiche vorrebbero fare mosaico. I nostri giovani, oggi io sono in contatto con alcune ragazze, alcune che facevano anche l'Accademia Ravenna, vanno a studiare mosaico a Londra e a Parigi, perché in quelle scuole insegnano fra l'altro degli insegnanti che vengono da Spilimbergo e non da Ravenna, mentre una volta era il contrario. Ma si potrebbe, per esempio, cominciando a rilanciare e a fare una forma di arte diffusa nella città, coinvolgendo i giovani mosaicisti. Noi a giorni faremo una proposta, la renderemo pubblica con un comunicato, proprio per fare una specie di arte diffusa della città, dove mettendo assieme, per esempio, l'arte più antica e come dire, la manualità più colta del mosaico, assieme alle nuove tecnologie. Per esempio, c'è un'identità stranissima che i QR code sono dei mosaici pavimentali. E su quello si potrebbe lavorare tantissimo, per dirne solo una, ma si potrebbe appunto aprire delle scuole in cui questi ragazzi non devono per forza espatriare per imparare il mosaico, ma dovrebbero essere gli stranieri che vengono a Ravenna, come è stato nel secolo scorso, a imparare il mosaico. Quindi mettere assieme le tecnologie avanzate e il mosaico, che è la più antica tecnica sopravvissuta nel mondo contemporaneo, potrebbe essere una soluzione importante in questo caso. E credo che su questo ci sia molto da lavorare e ci si possa lavorare. È stata scelta anche un'immagine per rappresentare la vostra battaglia. È un'immagine che non è di oggi, è un'immagine che ha inventato in questo piccolo libretto che si chiama Il Mosaico Ravennate, che fu realizzato da Saturno Carnoli nel 1999 e assieme a Paolo Raccagni e a Enzo Pezzi,
dove dicevano già come il secolo scorso sarebbe finito, dove avevano già chiuso circa 5 scuole del mosaico Ravenna. Ecco, noi abbiamo ripreso questa immagine delle colombe che in qualche modo sono state, come dire, esautorate dal loro abbeveraggio, e l'abbiamo ristampata a colori perché era in bianco e nero, proprio per far capire come questa emergenza sia sempre più grave, e credo che questo sia il momento giusto per riuscire invece a riportare le colombe all'interno del loro spazio musivo originale e ridare a Ravenna una capacità e un brand nel mondo sul mosaico, così come lo è stato per un secolo e come non lo è più da circa 20 anni, insomma. E questo credo che sia un omaggio non solo a Nino Carnoli e a questa sua intuizione, ma anche alla città, perché in fondo, ripeto, le scuole sono un bene culturale, e nel Novecento avevano capito proprio questo, che Ravenna non era importante solo per i suoi mosaici, ma era importante per le scuole che aveva sul mosaico, e questo credo che sia un valore che va ripreso, e il Consiglio Comunale potrebbe nella sua totalità, potrebbe, come dire, riprendere questa idea e farsi sentire a Roma, visto che anche proprio ieri il Presidente del Consiglio Conte ha detto che da oggi necessita una rinascita e bisogna coinvolgere tutte le forze culturali e politiche. Credo che Ravenna potrà diventare un laboratorio importante per questo. Si può proprio ripartire dal mosaico, cioè dall'antichità, per ristabilire un rapporto come dire, mondiale col mosaico, ma anche tecnologico avanzato, perché le due cose hanno dei punti in contatto, ed è su quello che dobbiamo studiare, soprattutto puntando sui giovani e puntando sulle scuole. L'istruzione è un bene culturale che va rivalutato.